La realtà è che ogni anno, tutto l'anno, con picchi e depressioni, ci sono le sindrome influenzali. Si manifestano delle epidemie più o meno larghe di sindrome influenzali. Queste sindrome influenzali sono uno spettro di gravità che vanno dal comune raffreddore o anche da qualche colpo di tosse, addirittura a quello che sta succedendo ora, cioè a una infezione che causa o che concausa molte morti, soprattutto in zone ristrette, apparentemente di natura globale. Le sindrome influenzali sono generalmente di natura globale o comunque di natura regionale, regioni del mondo, e sono delle sindromi, cioè sono un coacervo di sintomi e di segni che sono causati da tutta una serie di meccanismi, di microrganismi che sono noti e per lo più probabilmente ignoti, come lo era il Covid-19 fino a poco tempo fa. Esistono molti organismi che sono associati a questi sintomi influenzali, di cui il pubblico non sa niente, perché gli organi ufficiali non ne parlano mai, perché sono tutti concentrati solo sull'influenza, perché i soldi stanno solo sull'influenza, perché solo sull'influenza ci sono vaccini antivirali. Alcuni di questi agenti si chiamano virus parainfluenzali, ecovirus, coronavirus, RSV, virus respiratorio sincizionale, e via dicendo, ce ne sono un numero infinito. Il rinovirus, che è un virus di origine equina, che è generalmente associato al raffreddore, comune raffreddore, ce ne sono centinaia di differenti serotipi. Conoscere i serotipi ha poca importanza, il rinovirus generalmente si comporta in maniera abbastanza benigna, però in media dal 10 al 20% di queste sindrome influenzali sono delle coinfezioni di uno o più virus. E poi generalmente quando una persona è un defedato, un immunodepresso, ha comunque diversi problemi, diverse copatologie, affetto da uno di questi virus, saltano sulla barca anche naturalmente i batteri, i saprofiti e altri microrganismi che generalmente ne causano il decesso, con polmoniti, sepsi e via dicendo. Il metodo epidemiologico classico è quello della descrizione, prima di tutto della descrizione dei casi e soprattutto il cosiddetto, la ricerca dei casi, il case ascertainment, quindi l'accertamento dei casi e poi l'accertamento dei contatti. E viene fuori la classica, cartina o mappa epidemiologica con le distanze, con la densità di popolazione e con la densità di casi. Questa è una tecnica che è stata usata nel 1854 per la prima volta, ed è una tecnica che richiede un dispendio di energie notevoli perché si tratta di fare indagini porta a porta, di parlare con soggetti. Con i soggetti fino a arrivare al caso, cosiddetto caso indice, che è il caso, quello da cui è partita tutta l'epidemia. Se esiste questa persona, questo caso. Si tratta poi di costruire dei tassi di incidenza nella zona di interesse, confrontarli con i tassi di incidenza in una zona di controllo o altre zone di interesse e vedere se ci sono delle esposizioni differenti nelle due zone che possono spiegare dei tassi differenti. Bisogna anche controllare se ci sono dei cosiddetti fattori confondenti, e questo è molto difficile perché questa è un'attività osservazionale. E fattori confondenti, cioè fattori che possono spiegare delle false associazioni. Io non so se gli ammaestramenti di queste lezioni che vengono fuori da questa storia verranno percepite. Numero uno, le sindrome influenzali sono sindromi, hanno varie cause.
Non c'è solo l'influenza, e l'influenza è una, comunque in media incide poco sulle sindrome influenzali. Numero due, l'ecologia di questi virus e di queste malattie è poco compresa e poco studiata. Non è una roba attraente. Numero tre, le apparizioni alla TV, le affermazioni fatte col megafono, il narcisismo di alcune persone non servono assolutamente a niente.